Cominciamo svuotando le zucchine. Vado a scoperchiarle, poi le svuoto con uno scavino in modo da prepararle ad accogliere il ripieno. Salo leggermente l'interno, poi trito coperchi e polpa delle zucchine. Aglio in camicia in padella, sale e pepe e le faccio rosolare a fiamma vivace per 10-15 minuti. Le zucchine sono pronte. Come vedi, il loro volume si è ridotto perché hanno perso molta acqua. Le lascio intiepidire leggermente. In ciotola raccolgo le zucchine, la ricotta, il pecorino grattugiato, il pan grattato, il timo, il pepe e un pizzico di sale, facendo attenzione a non esagerare perché il pecorino è molto sapido. Una bella mescolata e il ripieno è pronto. Recuperiamo le zucchine svuotate che, come potete vedere, hanno rilasciato un bel po' d'acqua. Le vado a tamponare e vado a farcire le mie zucchine. Non devo soltanto riempirle, ma schiacciarle per bene, andando a creare una sorta di bombatura. Cospargo la superficie con altro pecorino, ancora un po' di pepe, timo e un ultimo giro d'olio per favorire una bella doratura. Cuociono a 200 gradi per 40 minuti in forno statico, dopodiché 2 minuti di grill per farle colorare a dovere. Ed eccole qui, le nostre zucchine ripiene, super invitanti! Buon appetito!